La Coppa Dundeo, grande classica del ciclismo cremonese, torna come ogni anno il giorno di Pasquetta, lunedì 22 aprile. L'edizione numero 72 della corsa è stata presentata presso la pasticceria Dundeo di Via Dante, dove come sempre i corridori taglieranno il traguardo dopo essersi dati battaglia sulle colline piacentine. Erano presenti il consigliere nazionale della Federciclismo Corrado Lodi e il presidente provinciale Antonio Pegoiani, oltre a Fabiano Frontali in rappresentanza della famiglia che ha dato vita alla Dundeo. È intervenuto anche l'assessore allo sport Mauro Platè, mentre a presentare la competizione è stato il direttore tecnico Fulvio Feraboli del Velo Club Cremonese, che anche quest'anno si occupa dell'organizzazione della manifestazione riservata alla categoria juniores. Quest'anno probabilmente per defezione di alcune gare nel nord Italia abbiamo superato nel giro di pochissimo tempo, direi poco più di un'ora, il numero massimo dei 200 iscritti che è consentito. Naturalmente sono un po' di più, la rigidità sui partenti che assolutamente dovranno essere massimo 200. Ecco, sono in rappresentanza di tutte le maggiori società del nord Italia, ovviamente la gran parte delle società provengono dalla Lombardia, Emilia Romagna, poiché più del 90% del percorso si svolge in Emilia, e Veneto, Liguria, eccetera. Il percorso negli anni è a volte un po' cambiato, negli ultimi anni abbiamo impostato questo percorso intorno alle terme di Bacce d'Asco, che si è dimostrato tecnicamente molto valido, anche piuttosto selettivo, però abbastanza adatto ai corridori completi. Pertanto il percorso rimane quello, nessuna intenzione di variarlo, pur rimanendo nella tradizione della Coppa Dundeo, dell'andata ai Colli Piacentini e qualche ascesa e il ritorno verso Cremona, verso qua. È il bar pasticceria Dundeo. Il vincitore della Dundeo si aggiudicherà la medaglia d'oro in memoria di Gianpietro Tambani e, come è stato anticipato durante la presentazione della corsa, verrà ricordato anche Franco Priori, scomparso soltanto pochi giorni fa.